Ehi, hey, no, fanatici, io sono Narz e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Ultra Luna. Oggi sono anche con Matox. E oggi dobbiamo iniziare l'episodio Rainbow Rocket, che tu tra l'altro non conosci perché ancora non hai recuperato il trasolo Ultra Luna, e che quindi verrai a scoprire con me oggi. Sei contenta? Sì. Vedrai, vedrai, questa tipo è la roba più bella, la novità più figa secondo me di Ultra Sole e Ultra Luna, e oggi l'andremo a scoprire insieme. A dire la verità la dovevo già iniziato, però c'era già stata una comparsa del Team Rocket, però poi l'episodio Rainbow Rocket è iniziato ufficialmente con la chiusura dell'ultima parte, quindi parte adesso. E dobbiamo andare alla Fondazione Aether perché a quanto pare hanno fatto irruzione quelli del Team Rocket proprio qui e hanno tipo spaccato qualsiasi A me non cosa. mi sono mai stati simpatici quelli del Team Rocket, tra Vabbè, l'altro. credo tipo a nessuno. Con tutti i team fighi che sono venuti dopo. Team Esatto. Rocket era ancora un po' quando i Pokémon erano una roba un po' più meno fantasia e più realtà, proprio un'organizzazione criminale. Poi sono andati proprio avanti di fantasia con Vero. eventuali team galassia, eccetera. C'è Lilia. Ah, Drarz, è successa una cosa terribile. Mia madre, l'Aether Paradise. Cerca di calmarti, ma prima di tutto. Scusa, Mai sono. dire di calmarsi a una donna. Ah, ecco. Drarz, sono Peggiori le felice di cose. rivederti. Lascia che ti spieghi. La direttrice stava tenendo una conferenza stampa per spiegare la natura dei nuvoloni neri che sono apparsi nel cielo di Pony, quando all'improvviso si è aperto un oltravarco e l'intera villa è caduta sotto il controllo di una forza misteriosa. Sembra sia opera di un gruppo che si può chiamare Team Rainbow Rocket. Mi ricordo che tempo fa, mentre ero in viaggio nella regione di Kanto, tutti parlavano di un'organizzazione criminale chiamata Team Rocket, quei farabutti usavano i Pokémon per i loro piani malvagi. Forse si sono ingranditi così tanto da arrivare fin qui ad Alola? Sì, che poi scompaiono, ricompaiono quelli del Team Rocket. E mia madre è prigioniera del Team Rainbow Rocket? Stiamo cercando di capire come salvare la direttrice, ma siamo di fronte a un nemico estremamente forte. Non voglio mentire, la situazione è piuttosto grave. Non sappiamo perché abbiamo preso di mira la Fondazione Aether. Io devo salvare il mio. Lei continua sempre a ridire la stessa frase, ogni volta che si ferma Ciceria. Ma non so che fare, da sola non ce la farò mai. Vabbè, tanto qualsiasi cosa ho sempre fatto io in questo gioco, quindi vai tranquillo. Grazie, ti prego, aiutaci. Va bene. Grazie. Con te al nostro fianco siamo più forti di 100 allenatori. Oh. Ci saranno membri del team Rainbow Rocket ovunque. Tieni, questa potrà esserti utile. Ma la Sada Maxi, non sono Au, eh. Giusto per dirti. È lui che ne va pazzo. Evidentemente sono buone. Eh beh, certo. Se il Team Rocket mi mette in galera, per fortuna ho la Malasada Maxi, mi saprà. Muori di fame. Esatto. Mi raccomando, fate attenzione, ragazzi. Va bene. Beh, andiamo a prendere questo Team Rainbow Rocket. Come abbiamo visto nei trailer, ci saranno tutti i vari capitani dei team malvagi della storia dei giochi Pokémon, quindi non vedo proprio l'ora di incontrare anche i miei preferiti, che sono. Non li so. Dai, lo sai quali sono i miei capi del team malvagi, dei team malvagi preferiti. Brava, Boh, Cyrus. poi. Non li so. Quello subito dopo? Non lo so. Quello dopo, cosa c'è dopo Cyrus? Gecis. Brava. Ah, ok. E poi boh. E poi, vabbè, il terzo tecnicamente non è che ce l'abbia, però. No, vabbè, sì, no. Devo ancora decidere qual è, perché ce ne sono alcuni che mi piacciono un po' allo stesso livello. Oh no, ancora! Quei tizi della fondazione sono proprio insistenti! Non ne avete avuto abbastanza? Questa ora è la base del team Rainbow Rocket, sparite! Sì, va bene, con il suo Zubat e il suo Rattata, presumo. Non lo so, questo è team Rainbow Rocket, quindi magari a Rattata Rainbow dirò. Ratata Rainbow. Non faccio trattamenti di favore, neanche alle ragazzine, guai a che mi metti i bastoni tra le ruote! Non sono una ragazzina. Vabbè, ciao. Ah, ok, penso che ne avremo un po' perché mi sembra di aver visto già l'ombra di un'altra recluta più Sì, mi avanti, sa quindi. che sarà una fila di gente. Sì, esatto. Quindi iniziamo ad affrontarle. Oh, sei bello, sei. Beh, devo dire, il loghino non è male. Il loghino su. Qui è Alle brutto. prossime fiere prepariamoci a vedere cosplay del team Rainbow Rocket. Io le apprezzerò tanto perché mi piace un sacco. Che poi non è cambiato niente, solo la R, però la R arcobalenosa è bella, è figa, mi Che va piace. di moda. Ecco, esatto. Primeape a livello 61, va bene, io mantengo Salazzle, vado a fare un bel lanciafiamme. Vediamo un po' quanto riesco a fare. Comunque, mi piace il fatto che per adesso stiano usando Pokémon di Kanto. Sai com'è? Vengono da canto. Lo so. Però, comunque, sono giochi nuovi, potevano anche adattarsi. Va Probabilmente bene. avranno le forme Alola. Probabile, non lo so. Io a parte.
a parte sapere proprio che esistesse il team Rainbow Rocket e che ci fossero tutti gli altri capitani, non so nient'altro, non so né qual è la trama, oddio che faccia, non so né la trama di tutto questo e nemmeno i Pokémon, non so nulla, non mi sono spoilerato niente più di quello che si è visto nei trailer. Da notare ti voleva sconfiggere con un Primate. Sì, assolutamente. Che poi tu non la senti, ma io sì, la musichetta di quando parte la sfida con le reclute, proprio il primo secondo è proprio la base, quella originale, leggermente remixata, della sfida dei primi giochi Pokémon. Quella... Oh, bella. Infatti poi è pure quella, però è ovviamente riadattata. Persian, questo qui è proprio il Pokémon di Giovanni nell'anime. Comunque no, mi sa che le forme loro non ce l'hanno. Mi sa che c'hanno i Pokémon normali di canto. Magari più avanti ce l'avranno. Ma secondo me è giusto che sia così. Tecnicamente sì. Voglio provare un fango bomba. Che da quando gliel'ho insegnato ancora non l'ho usato per niente. Tra l'altro è devastante su Salazzol, perché ha anche il Velenaculeo, che potenzia le mosse veleno, e poi è stab, quindi ciao. Dovresti curare Salazzol. Dovrei, sì. Ricorda. Ma guarda che facce che fanno quando vengono sconfitti. Ma ti danno un sacco di soldi. Vabbè, certo, Giovanni paga bene i dipendenti. Guarda quante ce ne sono ancora! 4 e nemmeno siamo entrati. Non volevo andare nel Pokédex. Rotom! Allora, Pokémon. Io voglio cambiare un po'. Direi di mettere davanti Lycanroc, ok. Poi voglio ancora capire perché abbiamo tolto la possibilità di cambiare tipo i Pokémon con i tasti normali. Devi solo trascinarli adesso. Da solo e luna. No. Ok. Qui la musichetta è cambiata, da notare. Hanno uno stile strano comunque le reclute disegnate. Non lo so, sembra quasi uno stile nuovo, però volendo usare i tratti di disegno dello stile vecchio. Sono strane, però mi piacciono. È vero. Hunter. È vero. Hai visto? Ok, facciamo Sgranocchio, giusto perché è super efficace. Tra l'altro lì Carrock sta per salire di livello. Bravo, cagnolone, bravo. Lì Carrock è troppo bravo comunque. È uno dei miei Pokémon più efficienti in questa avventura. Ma poi non sale al 65. Molto, molto bene. Tra l'altro c'è Pikachu che è quasi al 70. Pikachu sta salendo un sacco, giustamente, essendo un Pokémon di quelli presi dal dono segreto. Guadagna un fracco di esperienza. Sei rimasto solo tu, amico mio. E ora possiamo entrare finalmente nella fondazione Aether. Anzi, nel castello del Team Rocket. Poi tipo nella scorsa parte avevano preso il possesso del Festi Plaza di Chris. No! Sì, avevano preso il possesso. Perché io il Festi Plaza lo odio, quindi se lo merita. Anche io lo odio. E da quello che ho scoperto anche un po' di loro che ci guardano lo odiano. Ma più che altro perché una volta che ci entri per sbaglio poi devi stare lì a fare 3000 cose prima di poter uscire, ma ok. Cavolo, sì. Roccio tomba! Lì, Carrock, non mi far fare la figuraccia adesso. È sempre stato così, i Golbat colpiscono sempre per primi. No, stavo colpendo io, però ho fallito. Ah, maledetto. Ok, allora sono io l'unica stupida. Sì. Grazie! Grazie! Desideriamo il 67... Ma guarda che facce fanno! Sono proprio bruttarelli. Brutti. Fine. Brutti. Ok. Wow, guarda che bello. Figo. Mi piace un sacco. È bellissimo. Glarz! La villa è diventata un castello! Sarà opera dell'ultravarco di cui parlava Ciceria? Dove credete di andare? Chi è? Giovanni. Ah, no, è Vicio. Vicio, tu sei proprio inutile, come al solito. Veramente inutile, io lo odio. Ah, sì. Vicio, cosa ci fa lei qui? È del tutto inutile che tentiate di opporvi al team Rainbow Rocket? Ah, si è messo con loro, lo sapevo io! Che intende dire? Lascia che ti spieghi. Ah, secondo me è stato lui a fare in modo che loro riuscissero ad arrivare alla Fondazione Aether. Lui sì, è sempre maledetto. Lascia che ti spieghi, mia cara. Se il team Rainbow Rocket prende il controllo dell'Aether Paradise, la nostra organizzazione crescerà immensamente. In questo modo, naturalmente, potremo salvare ancora più Pokémon. E se ciò avverrà grazie al mio contributo, si apriranno prospettive di carriera straordinarie. Raggiungerò posizioni sempre più alte. Ho avuto davvero un'idea geniale, ne trovi anche tu? No. No, perché secondo me ti si rivolteranno contro tantissimo. Esatto. Tipo, ti hanno usato o no, eh? Esatto. Vicio, non posso crederci. Sta dicendo che lei... Non continuare a dargli del lei dopo quello che ha fatto. Oh, Lilia, mia piccola Lilia.
Ebbene sì, il tuo intuito non sbaglia mai, come quando hai deciso di portare via Cosmog. Ma certo, hai colpito nel segno. Ho lavorato dall'interno per permettere al team Rainbow Rocket di impadronirsi della fondazione senza ostacoli. Lo sapevo. È troppo scontato. Guarda che faccia Livia, proprio kawaii arrabbiata. Io credevo di potermi fidare di lei, Vicio, e invece lei ci ha tradito. Wow, dopo che l'ha fatto la prima volta possiamo sicuramente fidarci. Ma la Fondazione Aether non è uno strumento per realizzare le sue ambizioni. È una follia, deve far cessare tutto questo, subito. Hai un ottimo intuito, ma a quanto pare non altrettanta intelligenza. Certo, se Iridio e il nipote del Kauna uniscono le forze con il campione, potrebbero diventare un grattacapo non da poco. Ma ascolta, cara Lilia, se tu mi aiuti a mettere i bastoni tra le ruote al campione, riuscirò a sconfiggere facilmente anche lui. Ti immagini dopo tutto quello che abbiamo fatto per lei, tipo, ok. Cosa? Aiutarla? Non ci penso neanche, anzi farò di tutto per fermarla. Mai arrendersi, è questo che ho imparato viaggiando insieme a Dlarz. Veramente l'unica cosa che ti ho sempre insegnato è dammi i revitalizzanti max ogni volta che mi incontri, però ok. Come preferisci? Io, Vicio, capofiliale della Fondazione Aether, fondamento e pilastro dell'Aether Paradise, farò assaporare la amara realtà a questi bambini. Che poi i dipendenti della Fondazione Aether ogni volta vanno contro di me o con me, a seconda di quello che gli dicono i loro superiori. Cioè, poverini, non hanno un'anima, non hanno una personalità. Sono pedine. Sono pedine, brava. Ah, lotta in doppio. Oddio, sei Pokémon, però, ti sembra normale? Sì, dopo... sono tre e tre. Ho capito. Ok, Claydol e Grembul, va bene. Terra Psico, credo, e Folletto. Folletto. Sì, Folletto e basta. Guarda con Clefairy. Manco l'hai fatta evolvere, al 60, cosa aspetti? Prepotenza mi fa calare l'attacco, quindi ottimo proprio. Vado a fare uno sgranocchio su Claydol, che non gli toglierò granché, anche se è super efficace. Se usi pure una difesa X, non gli tolgo niente adesso. Attacco diminuito, più difesa X, proprio ciao. Infatti. Urlo rabbia. Ok, adesso cambio Pokémon, per forza. Oppure l'attacco speciale diminuisce, va bene. Più a Clefairy dà fastidio. Vabbè. Forza, forza. Allora, a parte che lagga tutto con le lotte 2 contro 2, quindi vediamo di muoverci. Direi di mettere in campo... potrei mettere Decidueye. Forza, Geoforza. Urlo rabbia, evitiamo l'attacco. Anzi no, io l'ho evitato semplicemente. Clefairy no. Clefairy è una palla rosa, figurati se riesce. Tanto lui ha usato riflesso e schermo luce, cioè sta semplicemente difendendo. Andiamo con... direi Fendifoglia. Sì, su Claydol, dai. Ancora la difesa X attivata, però il mio attacco non è diminuito, quindi... speravo comunque di più. Geoforza di nuovo. E questi sono solo i primi due Pokémon. Che bello. Oddio, Clefairy, quanto sei scarso. Poverino. Ho capito. Ma è carino. Vai, di nuovo Fendifoglia. Ya! Yeah. Potevi impegnarti un attimo a fare un brutto colpo, non lo so. Forza, dai! Clefairy, tu non stai aiutando per niente, te ne rendi conto? Cioè, hai addormentato un Pokémon che tanto adesso andava KO. Va bene, intanto facciamo l'ultimo Fendifoglia. Ok, e uno l'abbiamo tolto di mezzo. Quanto è fastidioso! Dai, mettine un altro, dai, muoviti! Non gli fai niente, lo capisci o no? Perché non cambia Pokémon? Figurati se lo cambia. L'intelligenza artificiale fa schifo? O sì, cosa? Sì, troppo. Vai, e noi ci occupiamo sempre dell'altro Pokémon che manda. Stavolta però ti butto giù in un colpo. Comunque tu ti stai occupando di Vicio.
Sì, 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 esatto. Oh, buttaglielo giù. Grazie mille. Grazie mille. Almeno adesso manda un Pokémon decente. Ciao, Bruxish. Brutto. Bruttissimo. Il Pokémon delle Brass. Aia. Brutto colpo! Ipno. Ok, mi posso occupare anche di lui con cucitura d'ombra. Non sta mandando nessuno in campo, comunque, ti voglio far notare. Ah, cioè, ha solo... c'era solo lui. A parte che poi Lilia che ha un Pokémon, che figata. Mi aspettavo che ne avesse di più, semplicemente. E un altro è andato. Intanto ci continua a rompere le scatole. Aia. Brutto. Di nuovo! E te zero. Cioè, nessun brutto colpo. Te, io te proprio, sei te sfigato. Io ti faccio un bel fendifoglia con erba aiuto, che ho vita rossa. Purtroppo desiduai. Non ci saluta ancora. Non ci saluta ancora. Vai. Ora gli ultimi due li manda insieme. Peccato. Perché volevo fare tipo sintesi, ma se mi becco due attacchi solo io. Salazzo il 65. Scrafty e poi? Prepotenza, bene, grazie. Tu li hai finiti i Pokémon di Vicio? Li hai finiti? Ah, ma ne sto mandando uno alla volta. No, non lo so. Li hai finiti i Pokémon? Ah sì, perché lui li mandava sempre e c'era sempre in campo Grembull. Esatto. Facciamo un sintesi. Lilia adesso potrebbero pure toglierla, dato che è inutile. Eh sì, vabbè. Allora la togliamo direttamente dal gioco. Sempre urlo rabbia. Baldeali, che è super efficace, così non vado non dovrei andare KO con 65 PS. No. Dipende quanti ne ha lui, però. Ok. Brutto colpo. Non penso servisse, però. Invece sono andato KO. Te l'ho detto io. Pikachu al 70, il primo della mia squadra che raggiunge il 70. E io adesso mando... No, non tu, Licarrock. Mimikyu. Il mio Mimikyu dominante enorme! Bello. È alto quanto loro! Anche Shinobi. Se, scusate, qualcuno mi andrà contro, io preferivo Drampa, ma vabbè. Hanno votato, cioè, ci sono arrivati tipo 9000 voti, 70% Mimikyu. No, infatti l'ho visto. Ma poi 9000 voti non me li aspettavo mai, io manco ci arrivo a 9000 like, cioè, ogni tanto sì ci arrivo, ma proprio, boh, vabbè. Allora, direi carineria, giusto perché stab, ci leviamo di mezzo questo Shinotic. Spargi spora, perfetto. Forza! Carineria! Ah, proprio folletto contro folletto. Vai, spero di farti l'ultima. No, non penso che sarà l'ultima. Ah, tra l'altro Mimikyu attacca, eh. Ti raccomando, bravo. Ok. Molto, molto bene. E abbiamo sconfitto anche loro! Alleluia. Oh! Ci abbiamo messo 2 anni. Mi avete sconfitto, ma non illudetevi. Non avete nessuna speranza di farcela. L'ultravarco, in perfetta sintonia con il pensiero del capo, ha fatto arrivare da un altro mondo uomini potenti e malvagi. Anche se per ora sembra che non abbiano nulla di meglio da fare che continuare le loro ricerche sfruttando la tecnologia dell'Ether Paradise. Quanto a voi, se volete sprecare l'energia in vani sforzi, non sarò certo io a fermarvi. Andiamo, Drarz. Sì, curami la squadra, magari. Forse se ci parli. Cioè, non me l'hai curata. Forse se ci parli te la curo. Aspetta. No. Figurati. Tanto curala, però. Un attimo. Castello Team Rocket. Allora. Vai, iniziamo a dare tutte le robine. Tipo un revitalizzante per te. E poi... iperpozione, la diamo a te. Madonna, che comodità curare i Pokémon così. Vero, eh? Perché non l'hanno inserita subito sta cosa? No, dovevano aspettare sulle luna. No.
Aspetta, lemon succo quanto da 70, ok. Mi serve giusto un'iperpozione. Ole! Vai, si prosegue! Qui c'è tutto chiuso, penso che dobbiamo andare dritti per dritti. Oddio, la stanza di Lilia e di Samina come l'hanno trasformata. Questa una volta era una stanza tutta bianca, minimal. Ah, la mia camera, come l'hanno conciata? Dove sono finite tutte le mie Barbie? Chissà cosa hanno combinato nel resto della villa. Sembra una porta a specchio, ma non si apre. Mi sa che per il momento non ci resta che tornare indietro. Ah sì? Ok. Che poi è ovvio che era una porta a specchio. Abbiamo visto pure durante il gioco Samina che la usava. Eccole, vai! L'unico spaventato qua è Lilia, tu sei impassibile. Sì, io sono inerme proprio. Degli intrusi! Siamo il team Rainbow Rocket, team RR per gli amici e i nemici. Vi faremo pentire di aver cercato di ostacolarci. Oh, un momento, aspettate. Oh no, mi tremano le gambe. E cosa dovremmo aspettare, eh? Levati di mezzo, principessina, ora ci pensiamo noi. Oh, look who's here! Ah! Ehi voi, ma che modi sono questi? Ha una X sul... Sì, sì, perché ormai non è più Team Skull. Ho capito, ma Guzman! È arrivato Guzman! Bello! Sono il vostro incubo peggiore, il più odiato di tutti e il più spietato. Tremate davanti al grande Guzman! Ma io ti conosco, sei il capo dell'ormai defunto Team Skull, nient'altro che un teppistello di Alola, insomma. Che ci fa un buon a nulla come te senza arte né parte e privo di qualsiasi principio ideale nel castello del Team Rocket? Mi hai descritto proprio bene! È vero, sono solo un buon a nulla, inutile senza uno scopo. Ma ognuno di noi è comunque unico e insostituibile. E si dà il caso che qui ci sia qualcosa a cui tengo molto. Tenete a freno quelle manacce! Ehi, Drarz, dammi una mano, ok? Vai, lotta in doppio con Guzman, il mio sogno! Che figata, non me l'aspettavo Guzman qui. Poi una lotta in doppio con lui, cioè proprio è un onore. Che figata. Esatto. Ah, due Pokémon, questa volta ci hanno graziati. Non ci metteremo due anni. Firou e Raticate, proprio Pokémon di canto precisi. No, secondo me per vedere i Pokémon un po' più complessi dobbiamo aspettare... Che bello! Golisopod, a me non piace tantissimo, però ok. Allora, rocciotomba su Firo e muoviamoci a buttarne giù almeno uno perché lagga di brutto, se no. Vai, rocciotomba! Sbemmete, ciao ciao! Livello 64. Per lì, Carrock. Cos'è che ha usato? Non ho letto. Nemmeno io. Oddio, cascata! Adoro cascata, una delle mie mosse acqua preferite. Perfetto, ce li siamo tolti di mezzo. Beh, con Guzman a fianco facciamo molto prima. Il team Rainbow Rocket è battuto da un boccioso e da un teppistello. Meglio alzare i tacchi. Oh, almeno hanno aperto le porte. Comunque che figata la grafica, cioè... È troppo un passo avanti rispetto a prima. Grazie mille, Guzman. Cioè, non ringraziarmi. Ho solo dato a questi pagliacci la lezione che si meritavano. Sbrigatevi piuttosto, c'è qualcosa di urgente che dovete fare o sbaglio? Hai ragione. Grazie, lascia che rimetta in sasso i tuoi Pokémon. Dopo che ho usato tutti quegli strumenti! Oddio! Non sono ancora abbastanza forte, ma farò del mio meglio per aiutarti come posso. Quando hai bisogno di rimettere in sasso la tua squadra, vieni da me. Ok. Potevi farlo pure prima? In effetti. Allora, dove si va? Andiamo di qua? Ma dove sei andata a cacciare? Chi? Lilia? È andata di là, credo. Ah, okay. Ok. Oh mio Dio! All'attacco, ragazzi! Facciamo vedere a questo intruso chi comanda! Carica! Ma non vale! Non mi dire che... No, aspetta. Non mi dire che... No, no, è impossibile. No, probabilmente dopo tutti dicono ma è forte, basta! No, cioè no, perché c'è cioè, cioè, tutte, non il no, no, proprio mi rifiuto.
Quanti erano? 10? Parecchi. Troppi. No, erano più di 10, amo. Vai, fulmin denti. Protezione. Maledetto, ti detesto. Se partiamo così, immagino. Fulmin denti, dicevo. Non lo butti pure nemmeno giù. Mi ha fatto pure tossina. Beh, che dire. Vai, fulmin denti di nuovo, non fallire, eh. Oddio. Sì, guarda, mettiti a fare tossina più protezione. Guarda che fra 24.000 turni vado KO, stai tranquillo. Volevi di nuovo, eh. Ma schiatta. No, non usarlo adesso quello. È la mia macchina dei suoni. Questa qui va per video più speciali di questo. Voglio mettere gli applausi. Ma ragazzi, non dovevamo attaccare tutti insieme? Ci dispiace molto, il tesbismo non è mai stato il nostro forte. Il tesbismo. È arrivato il momento di tirare fuori il nostro assone e la manica, la nostra strategia segreta. 1, 2, 3, ritirata! Te l'ho detto, te l'ho detto! Meno male, guarda, mi sta... Perché guarda, ci sono alcune cose fastidiose in questo gioco, io non mi sarei aspettato niente di meno. Ehi, ciao! Mi vedi? Non mi vedi? Non mi vedi? Non mi vedi? Non mi vedi? No, dai, non la lascio qui indietro. Pam, 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 pam. Vediamo se mi devo pentire di quello che ho fatto. Vediamo quanti Pokémon ha. Probabile. Vabbè, uno. È leggendario di turno. No. Arbok, dominante Alola X. X. X, giusto. Perché se Charizard può, gli altri non possono? Ok. Scusami, Charizard può avere X e Y come Mega. Anche Mewtwo. Vabbè, sì. Ma Mewtwo è leggendario. Charizard è Charizard. Appunto! Vabbè. No, mi ha fatto perdere i PP a Rocciotomba. Brutto colpo! No. Però la velocità è calata. Ancora dispetto. Praticamente non posso usare più Rocciotomba proprio mai più nella vita. 5 me ne sono rimasti. No, vabbè, finiti. Ne leva 4. Wow, Lycanroc. Proprio adesso dovevi fallire, eh. Proviamo a fare uno sgranocchio. Cioè, sì, sgranocchio. Basta! Usi solo dispetto! Lilia, vienimi a curare di nuovo. Dopo dovrai andarla a cercare per forza. Oh mio Dio. Ma dovrai togliere Lycanroc da davanti, poverino. Sì, ora lo tolgo. Sconfitta anche lei. Vediamo un po' dove riusciremo ad arrivare. Io ti evito. Sarà il caso. Cos'è? Un Pokémon. No, vabbè, come nei rifugi Rocket, quelli di... Come nel rifugio Rocket di Oro, Argento e Cristallo, che c'era quella sala con gli Electrode, se non ricordo male, quelli che davano tipo elettricità, ti ricordi? Sì, al generatore. Sì. Questo è un ritorno di fiamma, proprio. Ciao, me ne vado, non ti filo proprio. È proprio una persona inutile. Questo. Aia, arriviamo al primo bivio. Me vado di qua. Siamo tornati all'inizio. Ok, ricordiamoci di prendere di qua. Ah no, ma cambia ogni volta. No, ma che cambia? C'era già quello. C'era già? Ce n'erano già due. Sei tu che non l'avevi visto. Io me ne vado. Fai bene. Che poi tra l'altro facevano da muri quelle reclute. Cioè non è che ti sfidavano. Era solo questa l'ho affrontata.
Ok, quindi è la strada di prima. Sì, sì, ovvio. C'è la musichetta del Team Rocket comunque remixata. Ora qua. Sì. No. No, mi sa che devi andare su... Dove c'era il muro di Team Rocket. Esatto, perché se no... Proprio per perdere tempo. No! Ero andato qua. Mm-hmm. Ok. Quindi, cosa pretendono che facciamo? O su o giù. Wow. Una stanza vuota con una recluta. Yeah. Noi ci teletrasportiamo alla fila dopo. Sì, sì, l'avevo detto, ovvio, io. Ovvio. Non lo so. Fammi vedere. Volevo passarci di lato, ma ok. Non si può. Vai di qua. Aha! Penso dove? Quello, questo. Esatto. Incredibile, sei riuscito a superare il nostro invalicabile muro di reclute. Ma abbiamo previsto tutto, ragazzi, ai vostri posti. All'attacco, wow! What? Non ho capito. Oh, wow. Ehi, ora come faccio a fare una manovra a tenaglia senza quei due? Accidenti, la missione è fallita, ma non credere di spuntarla. Oddio, ma quanto sono incapaci! Ma io non ho capito! Dovevano teletrasportarsi tipo ai miei lati, invece gli altri chissà dove sono finiti. Esatto! Sono finiti nell'ultramondo. Allora, quindi ne dobbiamo affrontare una sola, per fortuna, sempre con il nostro Licaroc malandato. Ma Licaroc, ce la puoi fare a resistere? Sì, dai, breccio. Dai, se vinci questa ti curo, promesso. Ma dovresti curarlo per scendere. No, vedi, ce l'ho fatta. Sei cattivo. Ok. Oh. Allora, borsa, bravo lì, Carrocca, adesso ti curerò. No, però ci vuole una ricarica totale. Eccoci qua. E già che ci siamo... Non so se ce li ho, tipo Etere, Elisir. Credo di no. No. Quindi devo anche cambiare il Pokémon davanti. Mettiamo Decidueye, dai. Allora, direi qua. Ah! Ricarica totale. Okay. Quella che hai appena usato. Che ho appena usato. No, porca. Quanto sei stupido. Che bello, dai. Non sono stati così complessi questi teletrasporti. Adesso questi sicuramente vorranno lottare. Ehi tu, fermo lì, ci penso io a te. Spero che il mio superiore apprezzi. Lecchino. E fa... Ora spero di non doverli affrontare entrambi, eh. Mi sa che ti tocca, oppure... Vabbè, dai, hanno un Pokémon a testo. Firo! Cavolo, vuole che avevo lì Carrock avanti. Ah no, però non avevo più braccio tomba. Bene, perfetto proprio. No, in effetti i residuali davanti non va bene, usano sempre sti Pokémon di tipo normale. Vai Vaporeon! Aeroattacco, a cavolo. Oh, figa l'animazione, non l'avevo mai vista. Visto? Gelo raggio. Ah, cavolo. Ma ti ha colpito sì o no? Questa mossa prima carica e poi ti colpisce. Ah, ok. Porca mi... mi ha fatto tentennare. No, vabbè, non ci sto credendo. Gira vita.
Ma è micidiale! Ma che preciso. Cavolo! Grazie Vaporeon, utilissimo, come sempre. Ma almeno ci ho provato, poverino! Vabbè, l'hai voluto tu, ti devo mettere il Pikachu al 70. Fulmine! Quanto cavolo è veloce pure lui. Ciao. Molto bene. Aveva un Pokémon, però era forte. Cavolo, sono forte. Io infatti non mi fido mai della gente che ha solo un Pokémon. È arrivato il momento di fare sul serio. Ehi, tu, sottoposto, guarda e impara. Oddio, proprio tutti. Per fortuna che almeno quelle reclute prima ha avuto la decenza di saltarle. Se no ancora eravamo lì a fare il labirinto. Sì. Brutto, Mac, non mi viene. Deve esserlo. Allora, ma io ti farei un baldeali. Vai, adesso non lo colpirò tipo mai più. Cucitura d'ombra! Che figa l'animazione. Troppo bella. Dai, potevi buttarlo giù, Tossino. Oddio, siete fissatini, con Tossino. Secondo me, c'hanno solo Pokémon di tipo veleno. Ho imparato quella o niente. Vabbè, giusto per finirti, uso una mossa non molto efficace. È brutto colpo, ora lo dovevi fare, no? Sulla mossa non efficace, quindi... No, poi quando non serviva più, praticamente. Maledetto Decidueye. No, povero. Beh, ha dato il colpo di grazia. Vai, levatevi. Allora, curiamo di nuovo. Ma io ho appena notato che Rotom Dex scrive le faccine. Sì, e lui è un tipo aggiornato. Oh, che carino! Un tipo social. Un tipo social. Vai. Vai. E poi un'iperpozione per Pikachu. Ole. Cosa fai? Vai, entriamo. Ah, c'è Ivan. No, io volevo davanti Giovanni. Giovanni alla fine, mi sa. Mi interessa. Salve. Poi l'ho visto, Ivan, è brutto. Oh, vedo che hai sconfitto la reclute del team Rainbow Rocket. Peccato, non sono il loro capo, ma mi ero comunque abituato ad averli intorno. Il mio nome è Ivan, sono il capo del team Hydra. Per tutta la mia vita ho avuto un solo obiettivo, e quando finalmente sono riuscito a realizzarlo, un'onda mi ha sommerso e le acque mi hanno inghiottito. Quando mi sono risvegliato, mi sono ritrovato qui, in questo mondo sconosciuto. Il capo del team Rainbow Rocket è stato così gentile da offrirmi il suo aiuto mentre cerco un modo per tornare nel mio mondo. Ma prima di andarmene, ho deciso di realizzare i miei ideali anche in questo mondo. Grazie al potere di Kyogre, il Pokémon Oceano, potrò controllare le nuvole e scatenare un diluvio che sommergerà tutte le terre emerse. La vita ha origine dal mare. Espandendo gli oceani, creeremo le condizioni adatte per la nascita e lo sviluppo di nuove forme di vita. E morireste anche tutti annegati. Vero. Sarebbe un mondo ideale, pieno di risorse a cui persone e Pokémon potrebbero attingere liberamente. Ma dove si cammina? Sì, che poi ha già fallito, tipo in Rubino, Zaffiro e Smeraldo, con sto piano assurdo. E poi, beh, poi sono venuti a chiedere aiuto al protagonista, e qua di nuovo. E così anche tu hai intenzione di mettermi bastoni fra le ruote? Sei uguale a quelli del Team Magma. Io, Ivan, ti insegnerò cosa vuol dire intromettersi nei fatti degli altri. Vai, fatti sotto! Fatti sotto! Lo preferivo su Horace, è molto più figo lì. Qua è brutto, sembra vecchio! Ma no! Ma tipo che non aveva sì, 5. Mighty Ena! Ma sbaglio, ha tirato la Master Ball! No! Io ho visto la Master Ball! Oddio, ho visto la Master Ball! Perché? Se ce l'ha con la Master Ball, allora pure gli altri devono essere con la Master Ball. 5 Master Ball, dove le trovi? Boh. Con i trucchi! Ricordati che ricordati che il Team Rocket, loro hanno i soldi per qualsiasi cosa. Sgranocchio, che bello, che super efficace, perfetto.
Vai Vicarrock! Quindi è tipo i Pokémon, quelli classici di della terza gen usati dalle reclute. Ma no, avrà i suoi. Eh sì, vabbè, però Maitiena comunque lo usavano anche le reclute. Sì, ma lo... Tipo c'erano i tenenti, mi ricordo, c'era Ottavio Magma Tenente. Non lo ricordo bene ancora. Sharpedo, ok, cambiamo Pokémon qui, andiamo a mettere... più che altro... No, va bene, tengo lì, Carrock. Voglio rischiarmela. Con Breccia se lo butto giù, se no mi butta giù lui con una mossa acqua. Vai. Manca solo che Sharpedo abbia la mega evoluzione. Oddio, non lo sapremo mai. Carta vetro, vabbè, questo si sapeva. Livello 65. Vaporeon al 66, benissimo. Pikachu al 71, stanno salendo tutti. Crobat! Voglio tenerlo, voglio tenerlo, voglio vedere quanto riesce a resistere. Rischiamo. Non ho Rocciotomba, purtroppo, che mi farebbe molto comodo, ma ho Fulmindenti. Ah, è più veloce lui! Vabbè, Crobat è vero, è velocissimo. Anche lì Carrock è velocissimo, ma a quanto pare si è fatto fregare. Allora, adesso chi ti mando? Beh, ti mando Pikachu, ovviamente. Tanto lei mi colpisce con la mia Pokéball del cappello. Ti catturo! Fango bomba! Aia. Aia! Quanto? Fulmine! Lo sapevo io che resistevo. Crobat. Attacco rapido! Vabbè. No. Pozione max. Vai, 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 vai. Fango bomba. Di nuovo. Porca miseria, ma quanto mi leva, però. No, non lo colpisco per primo, quindi niente. Che seccatura sti Pokémon. Dai. Allora smetti di giocarci. Ma no, no, quelli. Vai, Vaporeon, conto su di te. Sì, un po' più decisiva dell'ultima volta. Sì, boh. Ah, è su, giusto, ma... vabbè. Per me le Evolution sono tutte femmine. Ma no. Hanno quell'aspetto. Ovviamente tossina, mossa che non abbiamo ancora mai visto in questa parte. Gelo raggio! Potevi congelarlo, volendo. Però nel suo Pokémon più tosto non è nemmeno di tipo acqua. Ciao Crobat. Probabilmente è il Crobat di Giovanni. No. Per dire che era forte. Prossima scelta Mac, ancora. Brutto. Io direi di... provare idropompa, ti prego, vai a segno. Bravissimo, Vaporeon. Io direi di cambiare Pokémon. Eccolo tra un pochino. Sporco lancio. Vediamo quanto riesce a resistere. Ciao. L'ho detto, cambia Pokémon. Va no. Bene, va bene, va bene. Direi Salazol. Vai, lancia fiamme. Vabbè, devi impegnarti un attimo, Brutto colpo, non è che fa schifo, per farti capire. Non è molto efficace, mi levano un casino. Te ne vado metà vita. E poi arrivo io con effetto normale e levo niente. Ok. Livello 66 per Salazol. Molto, molto bene. Sono saliti praticamente tutti in questo episodio. Prossima scelta, Kyogre. Cosa? Io prima non volevo dirlo, avevo il sentore che ce l'avesse. Ma non volevo dirlo. E invece ce l'ha. Wow. Guarda con che Pokéball lo lancia fuori. Secondo me è la Master Ball. No, non lo fa vedere. Sembrava però, Troppo piccolo. Ma guarda quanto è piccolo rispetto a Ivan. Cioè, è più grosso il mio Mimikyu. È imbarazzante.
imbarazzante. Io ti faccio tossina. Vabbè. Sembra uno di quei pesci da mettere nell'acquario. Ta-da! Potevi andare a segno con tossina, eh? Grazie per avermi fatto sprecare tutto. Io ti faccio la mossa Z. Astro impatto fatato. Adesso ti diventa Archeo Kyogre. Oddio, è vero, potrebbe. No, sarebbe diventato Archeo Kyogre appena sarebbe, cioè, appena, appena l'avessi messo in campo. Esatto. Astro impatto fatato! Ma che bello vedere Kyogre in questo mondo di stelline. Proprio il suo mondo. Ciao, ho scaramentato in orbita. Poi vabbè, lui con piovischio va a segno con idropompa sempre. Che bello, guarda, che squadra equilibrata proprio. Tocca andare di revitalizzante. Sì, vediamo se siamo più veloci. Vabbè. Che pizza. Ho fame ora. Pam, pam, pam. Vabbè, dai, dopo Kyogre è finito. Sì. Però il problema è Kyogre stesso. Abbastanza. Mimikyu. Tanto idropompa adesso ti finisce. 5 ne hai. Ma io ho fatto caso che, cioè, ai nemici sta cosa non è che gliene importa tanto. C'hanno tutti quelli che gli pare di pippi. No. Oh, ma a me non mi è mai capitato che tipo avevano smesso Carino di farlo perché avevano finito le mosse. Oh, ha smesso di piovere, quindi ora non può nemmeno andare a segno sempre. Yeah. Ma ormai non ti servirà più. Quindi alla faccia, gli altri capi avranno tutti il loro leggendario. Che bello. Arriverà Max con Groudon. Con Groudon, sì. Gechis avrà Kyurem, probabilmente. Sì. Non è possibile, Ivan, il capo del Team Hydro, il dominatore degli oceani, sconfitto? Molto bene, riconosco la tua forza, giovane allenatore. Se vuoi davvero arrivare in fondo al castello del Team Rocket, dovrai esaminare due quadri, uno rosso e uno blu. Se ci fosse stato un allenatore forte come te anche nel mio mondo, temo che non sarei riuscito a realizzare il mio sogno. Molto bene, e quindi per questo episodio direi che ci possiamo fermare qui. Nel prossimo andremo avanti, probabilmente, da Max. Quindi da Dlarz è tutto, anche da Mattox. E noi ci vediamo alla prossima parte. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace e bye bye.